La prima volta che sei arrivata in istituto. Buongiorno, dottore. Non so se si ricorda di me, sono Alice Allevi. Chi? Io ho fatto finta di non riconoscerti. Allevi, Alice Allevi, la ragazza di Sacrofano. Ma mi ricordavo benissimo di te. Che ci fai qui, ragazza di Sacrofano? Ho deciso di chiedere l'internato in medicina legale. Ti comunico ufficialmente che da questo momento sei la mia allieva. Mi sono detto, devo proprio aprire gli occhi a questa ragazzina. Devo insegnarle come va il mondo. Tu questo lavoro non lo puoi fare. Sei negata, totalmente negata. Hai della buona volontà, ci metti dell'entusiasmo, ma non lo puoi fare. Ma posso migliorare? No. Sì che posso. No. Non credo. Bisognerebbe soltanto che tu prendessi atto del fatto che non sei adatta a questo lavoro, Alice. Il discorso era un altro. E cioè che tu sei l'allieva in assoluto più inaffidabile, invadente, irritante che io abbia mai incontrato. Ma perché la tratti così male? Io non la tratto male. È lei che è invadente, inaffidabile. E perché mi hai difesa con Caligaris? Perché hai carattere. Quello non si può negare. Quando arriverà il prossimo cadavere, posso partecipare all'autopsia? Non ci pensare meglio. Tanto quel giorno ti sarei già ritirato. E invece no, ti stupirò. Non ti darò mai questa soddisfazione, sappilo. A me, guarda che a me non interessa proprio niente. Poi mi tieni testa, non era mai successo fino ad ora. Sei la prima. Quando vuoi sei morta, che sai fa? Chi se lo merita, sì. Perché il tuo cervello non sa astenersi dal produrre delle ipotesi invece di basarsi sulle evidenze scientifiche? Perché il mio cervello, rispetto al tuo, si fa delle domande e si dà delle risposte. Sbagliate? Non sempre. Quasi. Credo sia stata la tua ingenuità disarmante a conquistarmi subito o a rovinarmi. Fai tu. Ecco, vedi quello che è proprio disarmante di te? Ah. È che sei tenera, come una bambina. Credo non esista un'altra come te al mondo, o almeno io non l'ho mai vista. La ragione credo sia che tu sei assolutamente imprevedibile. Ma stai flirtando con me? Il primo giorno che tu hai visto, diciamo. Perché non mi chiami Claudio e non mi dai del tu? Claudio. Non è il mio nome. Dicevo, è proprio vero che voi donne siete le creature più belle del mondo. Quindi non mi consideri una donna? Comunque, sei incantevole. Stai scherzando, tanto? No, sono serissimo. Sei bellissima. Oh, complimento. Attenzione. Certo, hai preso un po' alla lettera il tema floreale della serata. Te l'ho già detto che così sembri la primavera del Botticelli. Bene. Invece sei stata tu a cambiarmi. Per fortuna. È il mio carattere. E cambialo. Non ci riesco, è strano. Per noi la distanza è dura, fondamentale. Io te lo ripeto, ma tu ti lasci coinvolgere. Dare troppo spazio alle emozioni è pericoloso. Certo, poi ignorarle del tutto non è che sia una strategia migliore. Devo capire l'origine di uno strano impulso di tenerezza che provo in questo momento. Perché vedi, l'amore è una malattia della parte primitiva dell'encefalo. Perché non riesce ad essere razionale, è innamorata. Che paralizza la vita reale e produttiva delle persone colpite. Senza Alice non avrei capito quanto è importante il sentimento anche nel nostro mestiere. Me lo doveva dire che sarei finito a fare il detective a tempo pieno con te? Secondo me un po' ti piace. Ho imparato una cosa fondamentale, e cioè che da soli non si va proprio da nessuna parte. Non so se ce l'avrei fatta senza te. Neanche io senza di te. Non mi sarei innamorato. Perché io non vorrei farle soffrire. Perché poi loro si innamorano. Io no. Sono un non affettivo. È più forte di me. Io qui non ci riesco. Non lo so. Spero di no. Anzi, credo proprio di no. Conforti innamorato. Chi l'avrebbe mai detto? Claudio è follemente innamorato di te. Claudio, io ti amo. E ti ho sempre amato. Esattamente come sei. Lui cammina e sposta l'aria. E quindi ti stai innamorando? E che mi piace veramente tanto. Sono innamorata di te. Non ho mai pensato neanche per un istante di cambiarti. Anche con il tuo caratteraccio. Perché ce l'hai? Tu sei paranoico. Tu soffri. Va bene, allora come ogni paranoico voglio rimanere da solo a devastare il mio ufficio. Vattene via. Vattene. Io forse ci ho messo un po' a capirti. Perché non possiamo essere una coppia normale alla luce del sole? Condividere non mi riesce facile. Perché non parli più con me? Che io certe cose proprio non ce la posso fare a dirle. Mi conosci? Manchi da morire. Però quando è successo,
Ehi, ascoltami. Io ti amo. È che io vorrei sapere tutto della tua vita. Vorrei averne fatto parte sempre. Ho avuto la chiave di un cuore preziosissimo. Claudio non parla mai di sé. Claudio non è uno che parla. Claudio è uno che salva. Devo mandarti via dall'istituto. E allora dovrà farlo contro di me. Sono io che ho effettuato l'esame. Lei sta soltanto cercando di coprire. No, Claudio, no, Alice, Claudio. Alice, smettila. Perché mi hai coperto? Alice, io lo so che l'hai fatto per me. Ed è proprio per questo che non posso permettere che puniscano te. Io non ti posso promettere che ci saranno solo giorni facili. Questo coso qua, te lo riprendi, è chiaro? Perché non vale niente. Io non ho niente da nasconderti, niente. Non abbiamo niente da dirci, visto? Tra noi è tutto finito. Io e Alice non ci sposiamo più. Ma l'hai fatto per proteggermi oppure veramente lo pensi? Prego rispondi. Se mi conosci la risposta la sai già. Io ho bisogno di sapere se mi ami ancora. Io nel momento ce li ho. Sei tu che non te lo ricordi. Non sono come te, che perde la donna della sua vita per una cazzata. Perché arriveranno quelli difficili. Quelli in cui le difficoltà sembreranno insormontabili e... Claudio ha paura che io mi allontani per il mio lavoro. Secondo me ci stiamo allontanando. Invece io ho paura di perderlo. Avevo paura di perderti. Ma perdermi come allieva? Tu vuoi essere sempre un maestro e vuoi che io sia per sempre la tua eterna allieva. O perdermi come unica donna della tua vita. Pacchetto completo. Lui è stato il tuo maestro. Tu mi hai insegnato tanto. Praticamente tutto quello che so. Anche se non te l'ho mai detto, sei stata la migliore allieva che potessi incontrare. E quella è la dottoressa Levi. La mia allieva migliore. Faccio i miei complimenti alla collega. La tua perizia ha avuto successo. Ormai sei un ottimo medico legale. Grazie, però senza di te non ce l'avrei mai fatta, quindi la dedico a te. Claudio deve essere fiero di lei. Io sono fiero che te l'abbia richiesto. Ti ho insegnato tutto io? Me l'hai insegnato tu. Tu te ne sei innamorata e te lo vuoi sposare. Sì. Oh, e allora, basta storia. Tu gli devi stare vicino, lo devi aiutare, perché lui adesso ha bisogno di te, anche se non te lo dirà mai. Perché sono questi i momenti che uniscono le persone. Io ti posso promettere però che io sarò accanto a te. Sarò lì con te, non ti lascerò mai solo. Andrà tutto bene, amore mio, te lo giuro. Te lo prometto, ti aiuterò. Io ti prometto che saremo una coppia formidabile. Nella vita e nel lavoro. Funzioniamo. Lo senti, lo capisci? Funzioniamo. Qua dentro, fuori, funzioniamo. Siamo proprio una bella squadra. Io con te riesco a essere me stesso, senza filtri, maschere. E sei la prima con cui mi è capitato. Quindi sei anche l'unica con cui ho immaginato di poter vivere insieme. Io ti amo. Ti prometto che farò qualunque cosa per renderti felice. Perché se tu sarai felice, io lo sarò con te. Voglio sposarti. Stai scherzando? No, sono serio. Ti amo, ho capito che ci tieni. Voglio vederti felice. Quando? 17 maggio. Com'è il 17? È venerdì 17 alle 17. Tu sai che giorno è oggi? Oggi è il 18 maggio. Mm-hmm. E ieri ci saremmo dovuti sposare. Ma secondo te davvero ti avrei sposata di venerdì 17? No. Sacrofano, hai poco tempo a disposizione. A mezzogiorno pare che ci sia una cerimonia matrimoniale che ti vedrà protagonista. Ci sposiamo, Alice. Per una volta nella tua vita. Questa volta. Cerca di essere puntuale. E Alice si sposa! E Alice si sposa! Sorpresa! Senti, piccolina. Tu ricordati che io sarò sempre e comunque dalla tua parte. Dottore! Nonna! 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 Dottore, mi scusi, questa è mia nipote, Alice. Devi ringraziare tua nonna per tutto questo. Sono sicura che abbiamo tantissime lezioni da darci e che ci sono ancora tante promesse da farci, ogni giorno. Ti prometto che qualunque cosa accada fra di noi, io cercherò sempre di vedere il mondo attraverso i tuoi occhi. Perché è più bello il mondo che vedi tu. Mi hai reso migliore di quello che ero prima di incontrarti. E non vedo l'ora di affrontare insieme un nuovo caso. Soprattutto tutta la vita che...
perché siamo connesse indissolubilmente. Forse qualcuno dirà che quando ti ho incontrato tu hai cambiato il mio destino, ma la realtà è che tu sei e sei sempre stato indubbiamente il mio destino.